furti in rosa sono stati registrati dai carabinieri nel giro di poche ore in Granda, fermate le rispettive autrici. Meno di 48 ore il capoluogo provinciale aggiunge al suo curriculum un nuovo allarme bomba, è falso. Annunciato il prossimo dissequestro della strada che porta all'alberghiero, chiusa in seguito alla frana del 29 dicembre scorso. Si complica il cammino di Cuneo verso la corsa ad un posto nella massima serie. La squadra di Pistola ha perso la gara 1 delle semifinali di playoff. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda, un nuovo appuntamento con il notiziario a cura della redazione, notiziario che apriamo con la cronaca e con l'allarme bomba avvenuto questa mattina a Cuneo, al CERT. In particolare l'ultimo allarme bomba, falso anch'esso, risaliva meno di 48 ore fa. Martedì una telefonata anonima, forse da una cabina telefonica, annunciava al numero unico di pronto intervento 112 la presenza di una bomba al CERT di Cuneo, all'ex Villa Santa Croce in Corso Francia, a quell'ora chiuso. Un falso allarme rientrato in tarda serata dopo un sopralluogo della polizia con gli agenti della squadra volante e il supporto delle UOPI, Unità Antiterrorismo. Oggi, giovedì, l'allarme è tornato ancora all'ex Villa Santa Croce e scattato nella mattinata. La struttura dell'ASL ospita diversi reparti, tra cui il CERT, la medicina legale, la psichiatria infantile e il dipartimento di prevenzione. A differenza dell'altra sera, il centro era aperto, evacuate così oltre un centinaio tra medici, infermieri, dipendenti ASL e pazienti che si trovavano negli uffici ambulatori. Da Torino è intervenuta anche un'unità cinofila addestrata nella ricerca di esplosivi. Le operazioni di controllo hanno dato esito negativo, l'allarme è rientrato verso le 13. Le indagini proseguono per capire la matrice dei falsi allarmi, a partire dalla possibilità che sia la stessa. Il 9 aprile scorso un altro allarme bomba era scattato in città in Corso De Gasperi, angolo Corso Tiziano, per una valigetta sospetta abbandonata all'ingresso del piazzale della Dogana. La valigia, risultata vuota, era stata dimenticata da un professore impegnato nell'accompagnamento di una scolaresca tedesca in visita nel Cuneese. I carabinieri di Borgo sono intervenuti in casa di un borgarino di 53 anni per fermare una lite. L'uomo stava litigando con il vicino di casa, avrebbe impugnato un martello da carpenteria brandendolo al fine di minacciarlo. A chiamare le forze dell'ordine un terzo vicino di casa, il 53enne, è stato portato in caserma e denunciato per il reato di minaccia aggravata. Sempre per la cronaca, tre furti in rosa compiuti, cioè da altrettante donne, sono state denunciate nelle scorse ore in Granda. Una di loro ha rubato un quadro in un ristorante. Ammaliata dall'arte, si siede al tavolo di un ristorante e ne porta via un quadro. È successo ad Alba, protagonista una donna di 53 anni, residente a Bra. È stata denunciata dai carabinieri cittadini per furto. Ad incastrarla, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la donna entrare nel ristorante, mangiare, notare il quadro, alzarsi per prenderlo e nasconderlo nella propria autovettura, per poi, come se nulla fosse, tornare al tavolo e proseguire il pranzo con amici e parenti. Il termometro, questo è il titolo dell'opera, è già tornato nelle mani, o meglio sui muri, dei legittimi proprietari. Un manufatto di modico valore economico, ma di grande valore affettivo. È stato recuperato nell'abitazione della donna, che ora dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Asti. Nelle scorse ore in Granda non è l'unico furto in rosa, le cui autrici sono state incastrate dai carabinieri. Due donne di 28 e 41 anni, di origine straniera, residenti a Scarnafigi, sono state denunciate per tentato furto aggravato. A chiamare il 112 un cittadino di San Rocco di Bernezzo ha beccato le due armeggiare sul nottolino della sua porta di casa. Le donne hanno finto di stare cercando un'amica, poi si sono date alla fuga. L'uomo però le ha inseguite e ha sottratto loro le chiavi dell'auto, una Fiat Stilo, già infilate nel cruscotto. Ora sono rinchiusa la casa circondariale Lo Russo e Cotugno di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
Ancora la cronaca da Mondovì, dove nei giorni scorsi ambulanze e carabinieri sono accorsi per l'allarme lanciato da una donna abitante in via Diaz, spaventata dalle grida provenienti dall'alloggio dei suoi vicini. Accorrete, una madre sta picchiando il figlio. L'allarme è lanciato al numero unico 112. Si è pensato che la vittima fosse un bambino. Poi la sorpresa era vero che una madre stava percuotendo il figlio, ma non piccolo. La donna infatti ha 95 anni e il figlio 75. Durante un litigio per futili motivi, la mamma accusava il figlio di non ubbidirle. La donna avrebbe colpito il figlio con una stampella e lui avrebbe reagito. Soccorsi entrambi dalla Croce Rossa, sono stati portati in ospedale, dove oltre alle cure per le botte, entrambi sono stati trattenuti per accertamenti. Nella cronaca resta aperta l'indagine per ricostruire le ultime ore di vita del panettiere trovato morto ai piedi di un viadotto autostradale della Torino-Savona. Massimo riservo da parte della Procura di Cuneo, titolare dell'indagine. La Procura di Cuneo non ha ancora chiuso il fascicolo sulla morte di Elio Albesano, 48 anni, panettiere di San Michele Mondovì, trovato morto ai piedi di un viadotto della Torino-Savona all'inizio del mese di aprile. Prima ipotesi il suicidio, ma nei giorni scorsi erano stati posti sotto sequestro il negozio di via Agnelli e il garage dell'abitazione nella stessa via. I sigilli sono stati tolti solo sabato dopo le perquisizioni della Procura di Cuneo, che dirige le indagini. Dopo l'autopsia ed i funerali che si sono svolti lunedì 16 aprile, il corpo del panettiere è stato cremato a Magliano Alpi e le ceneri riposano in Camerana. Riservo degli inquirenti intanto le indagini che cercano di fare luce sulla vita privata dell'artigiano. La mattina del ritrovamento del cadavere da parte della polizia stradale che indaga, la pasta per il pane del giorno dopo era ancora sul tavolo di lavoro e a ritrovarlo è stata l'ex compagna con la quale il panettiere lavorava in negozio. Si analizzano i filmati delle telecamere di sicurezza, ma gli inquirenti sono anche alla ricerca dei legami con altre persone nell'ultima parte dell'esistenza del San Michelese. Secondo indiscrezioni, le indagini si concentrerebbero sull'identificazione di una persona di origine nordafricana che fino a qualche giorno fa era scomparso, tanto che la famiglia si era rivolta ad uno studio legale per ritrovarlo. Il giovane, il suo permesso di soggiorno starebbe per scadere, sarebbe stato rintracciato nel fine settimana a Torino e la polizia ora sarebbe in grado di chiedere ragguagli sulla sua posizione. È accaduto qualcosa nella vita del panettiere negli ultimi mesi? Questa è una delle domande alle quali le indagini stanno cercando di dare risposta. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di manutenzione straordinaria sulla rampa dello svingolo Alba Sud-Ovest della tangenziale di Alba, ovvero sulla rampa situata di fronte al carcere in località Troppino, che canalizza il traffico proveniente da Asti verso Alba attraverso Corso Nebbiolo. La rampa è stata realizzata dal Comune negli anni 1984-1987. Durante le verifiche effettuate nei mesi scorsi è stata sì confermata la conformità strutturale del ponte al transito veicolare, perché le criticità presenti non riguardano la staticità delle strutture. Nonostante ciò, si è ritenuto eseguire lavori di manutenzione generale. Il progetto vale 835.000 euro. I lavori dureranno circa 4 mesi, saranno eseguiti ovviamente in più fasi, comporteranno alternativamente la chiusura di alcune strade. La prima chiusura sarà il 2 maggio, riguarderà alternativamente il tratto in direzione Roddi Bra e il tratto in direzione Roddi Asti. Ci spostiamo ora a Saluzzo, dove ieri, così come in molte altre città della Grande, a partire anche dal capoluogo provinciale, è stato celebrato il 25 aprile. L'orazione ufficiale nella capitale del Marchesato è stata affidata al presidente della regione, Sergio Chiamparino, che ha definito la città come modello di solidarietà. Presidente Chiamparino, oggi qua a Saluzzo per il 25 di aprile, qual è il motivo ogni anno di ricordare questa importante ricorrenza per l'Italia? Ma direi che il 25 aprile è uno dei, forse il momento costitutivo della nostra comunità repubblicana e democratica, è il giorno in cui si festeggia la liberazione dal nazismo e dal fascismo e in cui si festeggia l'avvio di quel processo che portò alla Costituzione e alla nostra democrazia. Quindi è un modo di fare memoria, un modo per onorare quelli che sono caduti per la libertà ed è un modo anche per ricordare che una comunità non può esistere, non può avere futuro senza una pedagogia civile, di cui la festa della liberazione è un momento fondamentale.
Come legge il momento attuale, insomma, in cui tornano un po' di estremismi, un po' di cose pericolose, tra virgolette? Ma il fatto che ci sia un tentativo continuo di riscrivere la storia, di mettere in discussione il valore costitutivo appunto per la nostra Repubblica, la nostra comunità della liberazione, dimostra il valore che questo momento che noi oggi ricordiamo ha. Non ci può essere revisione. La memoria non può fare sconti a chi allora magari in buona fede si è schierato dalla parte dell'oppressore nazista e del fascismo, e non può mettere sullo stesso piano chi è caduto per difendere e per liberarci da loro, mettere sullo stesso piano rispetto a quelli che invece hanno combattuto perché il nazismo e il fascismo dominassero l'Italia. Io penso che, come ha ribadito poi anche il presidente Chiamparino, occorra riscoprire e ripartire da pochi valori ma condivisi che hanno consentito alle nostre comunità di prosperare. Da lì occorre ripartire per ricreare un clima costruttivo, dove poi ci si possa giustamente dividere sulla base di impostazioni ideali o anche organizzative e pratiche differenti, ma tenendo insieme il bene comune, l'obiettivo dell'interesse generale. Ma Lampedusa Lucio cerca di attualizzarlo andando nelle scuole a parlare con i ragazzi, cercando di fargli conoscere quello che c'è stato, la loro storia, la storia da dove proveniamo, in modo che loro si rendano conto di quello che hanno sofferto i loro genitori, i loro nonni, e cerchino di portare avanti le idee per cui molti dei loro parenti sono morti. Ecco. Che tipo di ricordo conserva oggi? Ricordo compagni che ho perso, che sono caduti per la libertà. In particolar modo ricordo Guglielmo Giusiano di Melle, che in un rastrellamento è stato arrestato e che poi impiccato a Melle. Ecco, perché è importante ancora celebrare il 25 aprile? È importante per ricordare appunto tutti questi sacrifici che si sono fatti per conservare la libertà e l'indipendenza dal fascismo. Restiamo a Saluzzo, dove è operativo, grazie a Bus Company, le Maison Locker, il punto di ritiro self-service dei prodotti ordinati attraverso il colosso delle vendite online. Installato alla sede dell'azienda saluzzese del trasporto pubblico locale in via Circonvallazione 19, il punto di ritiro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 4 alle 22, il sabato dalle 4.45 alle 20 e la domenica dalle 4.45 alle 22. La Bus Company, intanto, in accordo con le Maison, è già al lavoro per portare il servizio anche a Mondovì, Alba e al Movicentro di Cuneo, dove i punti ritiro saranno aperti 24 ore su 24. Torniamo ora a parlare dell'alberghiero di Mondovì, ancora chiuso dopo la frana del 29 dicembre. La buona notizia riguarda il prossimo dissequestro della strada, che permetterà di avviare i cantieri per riaprirla al traffico. Per ora è stato solo annunciato, ma a breve verrà messo in pratica. È prossimo il dissequestro del versante franato sotto l'alberghiero lo scorso 29 dicembre. Nei prossimi giorni verrà notificato ufficialmente al comune il dissequestro di una parte della zona per consentire i lavori in via Ezio Tortora. L'indagine invece è ancora lunga e per la riapertura dell'ala vecchia della scuola, chiusa dall'ordinanza del comune, non ci sono novità all'orizzonte. Ma l'assessore Luca Robaldo afferma: presto fisseremo l'incontro che il presidente del consiglio d'istituto ci ha chiesto. Ovviamente lo scopo è quello di riaprire la scuola. L'indagine è comunque ancora in corso allo scopo di chiarire definitivamente quali siano state le cause della frana e di conseguenza a chi attribuire le responsabilità. Il dissequestro dell'area interessata dal passaggio stradale di fronte alla scuola consentirà di procedere ai cantieri per riaprire via Tortora, per ora solo in parte pedonabile, ma di fondamentale importanza per la viabilità del rione di piazza. Il dissequestro, come detto, non riguarda la possibilità di ritornare a scuola e intanto, dopo una serie di rimproveri mossi anche all'amministrazione comunale, cui comunque non dipende l'istituto, è arrivata anche la proposta da alcuni sindaci del territorio di candidarsi per ospitare l'istituto alberghiero e i suoi 800 iscritti. Ha risposto Luca Robaldo, assessore all'istruzione di Mondovì: registro con grande orgoglio e con entusiasmo la
disponibilità dei comuni vicini ad aiutarci in un percorso che faccia tornare l'alberghiero ad essere sinergico. Lo considero anche un attestato di stima nei confronti di tutto l'istituto, della dirigenza, del corpo docenti e degli stessi alunni. Sono consapevole della presenza di molte difficoltà legate all'evento franoso del 29 dicembre, ma tutti insieme, con l'aiuto dei colleghi amministratori, riusciremo a superarle. Sarà aperta dall'assessore allo sport del comune di Cuneo, Cristina Clerico, l'edizione 2018 di Passi in Salute, la camminata non competitiva di circa 8 km che domenica 6 maggio si snoderà in un percorso tra l'ospedale Santa Croce, con partenza dall'ingresso di via Bastignano alle 9.30, e il CARL andata e ritorno, con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare l'attività del trauma center dell'ospedale. L'iniziativa è organizzata da Santa Croce in collaborazione con la Podistica Vallegrana e con il patrocinio del Comune, dell'ASL Cuneo 1 e della Commissione Regionali Pari Opportunità Uomo-Donna. Un evento che permetterà di stare insieme medici, infermieri e altri operatori sanitari, ma anche utenti e associazioni di volontariato, per rafforzare ancora di più il senso di appartenenza del territorio con il proprio ospedale. Ora cambiamo decisamente argomento, agricoltura, perché dal comparto c'è un nuovo allarme a causa della presenza di ungulati e animali selvatici sempre più numerosi nelle terre cuneesi. Gravi danni all'agricoltura, dagli enti di categoria alla richiesta di una vera tutela da parte dello Stato. Parliamo di fauna selvatica, una convivenza sempre più difficile anche e soprattutto per il comparto agricolo. Parliamo di alcune categorie in particolare: ungulati, quindi caprioli, cinghiali e lupi. I danni dei caprioli sono tanti ed è difficile contenerli. Caprioli sono ormai nelle nostre pianure, nelle nostre vallate, sono diventati un problema, come lo sono diventati i cinghiali, come è diventata un po' tutta la fauna selvatica. Si è partiti anni fa dalla legge nazionale, che era una legge per il ripopolamento, e ha funzionato molto bene, perché abbiamo visto come in 30 anni sia da un'emergenza di mancanza di animali o di popolazione, invece adesso c'è stata l'esplosione di questi animali selvatici, con tutta una serie di problemi di convivenza sia tra le varie specie, sia con l'uomo, quindi con le coltivazioni, anche con la cittadinanza, con i cittadini. Ci troviamo di fronte all'aumentare dei danni a dismisura, la richiesta ormai arriva da tutta la provincia di Cuneo, da tutto il Piemonte, da tutta Italia. In particolare noi su Cuneo abbiamo due grandi categorie, parlo di ungulati, che sono i caprioli e i cinghiali. Popolazioni che stanno crescendo a dismisura, fuori controllo, e che arrecano sempre più danni alle colture, con una difficoltà anche di risarcimento da parte dell'ente, della regione o dei vari enti parco. Perché? Perché questo risarcimento dei danni agricoli viene fatto in un regime di de minimis, cioè è fatto per l'Europa come un aiuto di Stato, quindi non può mai superare certe cifre. Quindi le grandi aziende che hanno avuto dei grandi danni non vengono mai risarcite al 100%. In più questi danni sono sempre risarciti con anni di ritardo, e qui diventa veramente un problema. Un altro problema sono per le zone marginali o già zone molto difficili, parliamo della montagna, dell'altalanga, zone in cui l'agricoltura è eroica. E se a questa eroica ci aggiungiamo ancora la beffa del danno, di un danno che persiste, continuo, non possiamo caricare l'onere agli agricoltori di recintare l'intera superficie o di mettere recinti elettrici, fornirsi di cani antilupi, cioè diventa un onere ingestibile. Quindi si chiede veramente un intervento forte a livello prima provinciale, regionale, ma nazionale anche di normativa, perché si intervenga con delle leggi adatte a questo problema, che è diventato un problema veramente nazionale. Domenica 6 maggio riapre il Forte di Binardio. Per l'occasione la Fondazione Artea, il Comune e l'Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Binardio Virtual Reality Giallo Forte, che per tutta la giornata dalle 10 alle 19 sarà fruibile gratuitamente. Un vero e proprio intrigo internazionale che condurrà il visitatore a scoprire il forte con la guida di una voce narrante dell'ufficiale incriminato. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il Chateau di Vincennes a Parigi di alcune fotografie scattate a fine 800 da un ufficiale di presidio al forte. Per tutto il mese di maggio il forte sarà visitabile ogni domenica dalle 10 alle 19. A giugno, oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14.30 alle 19. Si proseguirà sino a fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo.
Pagina sportiva, parliamo di volley femminile. Si complica infatti il cammino di Cuneo verso la corsa ad un posto nella massima serie. La squadra di Pistola ha perso la gara 1 delle semifinali di playoff nel derby piemontese contro Chieri, venendo ancora una volta rimontata e battuta al tie break in un match che sembrava poter davvero avere in pugno. È successo di nuovo, un'altra rimonta subita quando la partita sembrava incanalata sui giusti binari, un altro tie break perso nettamente in un match chiave della stagione. Dopo quella di Mondovì, Cuneo vive un'altra giornata nera che potrebbe compromettere la corsa alla Serie A1. Gara 1 della semifinale playoff va infatti a Chieri, nonostante un pala Ubibanca mai così rumoroso che ha provato a spingere Daglia e compagne verso la vittoria. Vittoria che sembrava ad un certo punto vicina, ma ancora una volta le cunesi sul più bello si sono perse. Travolta dalla partenza mostruosa di Chieri, la squadra di Pistola è infatti stata brava a reagire, vincendo un secondo set bellissimo giocato punto a punto. Grazie alla solita Vanzurova, ad un'ottima segura e all'exploit di Bruno, di ruolo libero ma entrata come schiacciatrice e capace di trascinare anche emotivamente le compagne, Cuneo ha preso il pallino del match, dominando il terzo set e dando l'impressione di avere la partita in pugno. Al momento di chiudere, però, le padrone di casa hanno ancora una volta vacillato. Il quarto parziale ha ricordato molto quello giocato a Mondovì. Poi il tie break, in cui Chieri è stata più squadra, battendo forte, sbagliando pochissimo e realizzando alcuni capolavori difensivi che hanno fatto la differenza. Il colpaccio esterno delle torinesi mette Cuneo con le spalle al muro per allungare la serie. Ora Daglia e compagne dovranno andare a vincere a Chieri nella gara 2 in programma domenica. C'è del rammarico perché comunque per l'ennesima volta abbiamo dimostrato di essere poco squadra nel momento che contava e nel quarto set, quando avevamo comunque preso un vantaggio e dal punto di vista mentale dovevamo sfruttare sia l'entusiasmo che le difficoltà dell'avversario, invece siamo entrati in campo, abbiamo commesso degli errori ingenui, abbiamo permesso a Chieri di ritrovare fiducia in quel quarto set e l'abbiamo pagato. E poi ci siamo disuniti, come spesso accade purtroppo, perché è facile giocare bene quando le cose vanno bene, invece bisogna essere bravi quando le cose diventano difficili. Noi in questo è già più di una volta che non lo siamo. Difficile è difficile, perché loro hanno entusiasmo, giochiamo in un palazzetto difficile, però vediamo se le nostre ragazze sono professioniste serie, sanno impegnarsi in questi 2 o 3 giorni e riescono poi a tirare fuori una partita come si deve domenica. Rispetto al fatto che la squadra debba dare di più non c'è dubbio, io direi di cominciare con i singoli, nel senso che il gruppo viene quando i singoli che ne fanno parte danno tutto per crearlo. A questo punto qui abbiamo 3 giorni di tempo, in una partita come questa, se avessimo, dico una banalità, se avessimo fatto 2 battute in più appunto, o avessimo preso 2 difese in più, probabilmente non staremmo facendo un'intervista come questa, no? Quindi serve qualcosina in più, ma è evidente che ce la giocheremo alla pari a Chieri. Per il momento dalla redazione di Telegrande è tutto, noi naturalmente come sempre vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo l'appuntamento con Grandamattina dalle 6 alle 8:30, buon proseguimento.